Cernecchia, una domenica finalmente positivo, super positivo, un 3-0 in trasferta è sempre un risultato importante, poi specialmente per questo momento della squadra. Beh, certo, quando si vince naturalmente va tutto bene, per cui sono contento soprattutto per il morale dei ragazzi, anche se ancora dobbiamo cercare di migliorare delle situazioni, perché sull'1-0 abbiamo sofferto un po'. Ci siamo come al solito fatti schiacciare un po' pochino troppo. Di più, io ho perso la voce come al solito per alzarli e stavolta mi hanno dato leggermente più retta, tant'è vero che alzandoci abbiamo fatto il secondo e poi alla fine il terzo, per cui direi che siamo sulla strada giusta, bisogna continuare così. Adesso piedi per terra, poca euforia, oggi è concessa per 2-3 ore fino a che non torniamo a Tortona, è concessa l'euforia, poi da lunedì ricomincia l'altra battaglia in casa contro l'Asti. Sì, abbiamo battuto lo Prodonero in casa, che è una delle formazioni in lotta per adesso per i posti bassi della classifica, quindi importante visto il primo obiettivo del Dertona. Ma guarda, onestamente qui posti bassi, posti alti, io non ho visto una squadra che possa essere più forte delle altre in questo momento. Ho visto la mia squadra che se gioca come sa giocare è più forte delle altre, per cui dobbiamo continuare con umiltà a lavorare con l'intensità di oggi, e la determinazione che abbiamo avuto soprattutto verso la fine del secondo tempo, perché c'è stata ancora qualche pausa che dobbiamo levare, ma questo si leva solo lavorando. Per cui ecco, poi siamo stati molto bravi a non concedere praticamente nessuna azione pericolosa agli avversari. Infatti, questo è... ci stiamo lavorando, siamo ancora... recuperiamo ogni tanto, invece dovremmo prevenire, non curare, per cui ogni tanto recuperiamo bene, siamo stati bravi a recuperare tante palle che prima magari non avevamo quella grinta, quella determinazione per andarla a prendere, oggi c'è stata questa determinazione, dobbiamo continuare così perché questo è il nostro gioco, questa è la nostra squadra. Ecco, oggi ha insegnato 3 giovani, quindi è importante anche per il morale di tutti. E possiamo andare tutti a rete, abbiamo una facilità di andare dentro che è veramente... piacevole da vedere, per cui dobbiamo continuare così. Abbiamo visto che se non c'è Andrea Mussi, che per noi è fondamentale, segnano altri giocatori, c'è Serlini, Davide Bertocchi, sono giocatori importanti, c'è l'inserimento dei centrocampisti, oggi ha segnato la Caria e Giglio, per cui possiamo andare tutti in rete, è importante crederci come abbiamo fatto oggi. Ecco, adesso domenica abbiamo un'altra battaglia in casa con l'Asti, bisogna tornare alla vittoria a Fausto Coppi. Per forza, assolutamente, dopo il pareggio col Val d'Aosta dobbiamo assolutamente trovare la vittoria. Ecco, oggi quindi dovrebbe avere sempre come oggi la squadra al completo domenica. Chiaro, Montingelli cosa sei fatto? Montingelli aveva un fastidio al polpaccio, ha provato prima della partita, ho fatto scaldare Temperino anche con i titolari, infatti Salvatore si è fatto trovare pronto ed è entrato, spero che per Fabrizio non sia niente di grave, poi vedremo martedì com'è la situazione. Ok, grazie mister. Grazie a te.